Ok, allora continuiamo adesso. Allora, io ho fatto delle cose prima di iniziare il video, però sono solo dei dettagli. Avevo cambiato solamente qua alla fine i nomi di questi qua sotto, quindi grande location, pane naturale e prezzi stracciati. Se vedete che le icone sono così è perché al momento non sono connesso a internet, quindi non le può caricare. Allora, una cosa che mi sono accorto è che qua noi abbiamo evidenziata la sezione in cui siamo dentro. Infatti c'è un piccolo errore, mi sa. Allora, se andiamo un attimo a vedere, perché noi abbiamo la classe current, quindi dovrebbe evidenziarci quella cosa. Andiamo un attimo a cercare. Quindi current è qua e in effetti dovrebbe essere non li ma atag a evidenziarci. Infatti ora sì, ora va meglio. Ok, quindi qua ci evidenzia la categoria in cui siamo dentro. Perfetto, allora possiamo passare al nostro about che ovviamente al momento è vuoto. Allora, per fare ciò, io direi di prendere il nostro index.html, copiarlo e metterlo dentro il nostro about perché c'è qualcosa che andremo a riutilizzare, come tutto il navbar, ad esempio. Questa non ci serve, questa neanche, questa neanche. Il footer sì, perché è sempre uguale. Ok, andiamo qua, andiamo al nostro about, va bene, ok, se manchiamo qua torniamo indietro, perfetto. Allora, che cosa dobbiamo creare al nostro about? Dobbiamo fare intanto qua questa sezione, ok? Allora, questa sezione la andiamo a chiamare magari, facciamo, allora andiamo all'azione, creiamo intanto qua appunto una section. Questa section gli diamo magari un ID di about info, about info, ok? All'interno del nostro about info abbiamo sempre un container che è un div, ok? Allora, dentro il container cosa abbiamo? Abbiamo intanto un div, quindi questo div qua e poi abbiamo un altro div che sarà questa parte qua a destra, ok? Quindi abbiamo questo primo div gli diamo magari una classe di info left, ok? E poi abbiamo il contenuto ovviamente. Allora, che cosa abbiamo? C'è un h1 about pane buono. Andiamo qua. About è dentro uno span, quindi mettiamo qua about e mettiamo intanto il nostro stile, ops, classe color primary mi pare, se non mi sbaglio. E poi abbiamo about pane buono, giusto? Ok. Ok, abbiamo about pane buono, poi abbiamo due paragrafi, quindi sono lorem, facciamo 15. Ops, aspetta qua. E poi sono quindi due lorem 15 praticamente, uno sotto l'altro. Ok, allora quindi abbiamo la prima cosa, e poi abbiamo invece un div, un altro div, quindi questo è il primo, questo è il secondo. Questo div avrà un'immagine, quindi mettiamo direttamente qua image. E poi torniamo indietro, ops, torniamo indietro alle nostre immagini, poi mi pare questa sia panificio 2, ok? Allora l'alt ci possiamo mettere pane, ma mettete quello che volete sinceramente. Ok, gli diamo invece qua, siccome questo è info left, gli diamo una classe di info right. Vediamo cosa abbiamo intanto. Ok, l'immagine mi pare un po' troppo grande. Se non la pensate come me, potete lasciarla così. Allora, quindi andiamo a stilizzare. Quindi qua sotto è come si chiama? About info. Ok, about info. Ok, prima cosa che dobbiamo prendere. Quindi il nostro container, quindi scriviamo about info, poi prendiamo il container e lo dobbiamo fare diventare un flex container, ok? Quindi mettiamo un display flex, quindi si dovrebbero in teoria allineare in orizzontale ed è così. L'immagine mi sembra però un po' grande, quindi andiamo a prendere l'immagine che è l'unico image tag qua dentro. Quindi basta scrivere about info e poi img. Gli diamo un width di, diciamo, 80 pixel, vediamo che succede.
Che è un po' più piccola, facciamo un po' più grande, magari facciamo 100 pixel. Possiamo fare un po' più grande, però intanto noto una cosa, che c'è qua, che questa immagine non è proprio quadrata, è un po' arrotondata. Quindi per arrotondare le immagini basta scrivere border radius, quindi un po' l'arrotonda. In questo caso credo 50% vada bene. Qua magari mettiamo un 200 pixel, vediamo che succede. Ok, non è malissimo. Facciamo un 300 pixel e per me va bene. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Vediamo un attimo. Ok, dobbiamo metterli intanto al centro. Quindi magari facciamo un display flex, va bene. Però facciamo un justify content, mettiamo al centro. Vediamo come va. Ok. Però giustamente devono avere tutte e due la stessa misura. Quindi questa immagine deve avere un flex di 1. Ok, mentre l'altro, come si chiama? Non è l'immagine avere un flex di 1, è il contenitore. Quindi è info right e info left. Ok, quindi prendiamo sempre qua about info e poi scriviamo. È una classe, mi pare. Sì, è una classe. Quindi info. Info left e gli diamo un flex di 1 e la stessa cosa la facciamo per il nostro info right, diamo un flex di 1, vediamo se così è meglio. Sì, in effetti è un po' meglio. Adesso justify content è al centro, però l'immagine è troppo spostata verso di là, quindi prendiamo il nostro info right e vediamo di spostarla al centro. Quindi se gli diamo, credo, un margin di auto, credo si dovrebbe accentrare. Non è così. Aspettate un attimo, vediamo. Ispezioniamo un attimo, vediamo com'è combinata. Ok, questo è info right. Usiamo magari flex. Quindi diamogli un display di flex. E poi questo qua possiamo togliere. E poi facciamo un justify content di center. Vediamo se così si mette al centro. Ok, si è messa al centro. È già un passo avanti. Ok? Allora, poi il nostro container, magari diamo un padding. Facciamo facciamo un 50 pixel. E poi 0. Ok, va un po' meglio. Vediamo così. Sì, diciamo che è simile. Ovviamente dobbiamo adesso stilizzare un po' la parte, facciamo 350. Dobbiamo un attimo stilizzare la parte a sinistra, quindi info left. Ok, quindi info left lo facciamo diventare anche lui un flex. Lasciamo il display a column perché sennò si metterebbe a row, quindi in orizzontale. Infatti questo è flex direction row column. Ok, quindi è tornato un po' come prima. E adesso, quindi il pane è buono. Là sopra gli dobbiamo dare una classe di text center magari. Anzi, no, facciamo così. Text align center. Ok, si è allineato tutto al centro. Diciamo che linea generale no, non va bene così. Intanto dobbiamo dare uno spazio a questo about pane buono. Vediamo about pane. Mi sono perso qualcosa. Ecco qua. Diamo uno spazietto e già migliora un po' la situazione. Allora, a posto di avere il nostro text align center, perché a quanto pare non è allineato in questo modo. Infatti, come notiamo, questi comunque rimangono, la linea è sempre la stessa, è che loro sono spostati al centro. Quindi voglio usare di nuovo flex per centrarli. Quindi display flex, mettiamo un justify content center. E poi un align items. Ok, adesso al prossimo video aggiustiamo un po' tutto.